Ciao ragazzi, allora adesso siamo in fase di partenza, per la Corsica e niente, quindi voglio dire, quanti di voi è capitato di arrivare col camper in un posto, magari su una spiaggia isolata o da qualche parte, e a avere solo l'antennina come c'ho io per ricevere i programmi televisivi e niente, e quindi praticamente vabbè, durante la sera uno magari si mette lì, si guarda qualcosa tanto per passare il tempo. Allora a questo punto dico, beh, ma possibile che per vedere con la parabola, con vedere un programma televisivo bisogna spendere un sacco di soldi? Io sono andato a vedere lì sui siti 800, 1000, venima chi è, sembra quasi che venne, al che mi è venuta una palla, ho visto tra l'altro un camionista che aveva una parolina sul finestrino del camion, e anche io ho detto, ma aspetta un po' un attimo, ma perché non posso farlo anche me? E così praticamente è nata sta cosa che vi faccio vedere, è una cosa molto semplice, ma comunque interessante, nel caso non dovessi ricevere con la mia antenna, ma c'ho questo sistema. Cosa ho fatto? Mi sono comperato un decodificatore, un ricevitore satellitare con la sua schedina per i canali liberi e niente, tutto l'occorrente, la parabolina con il suo illuminatore, e mi sono fatto, avevo un treppiede che uso, che non usavo più per fotografia, e ho fatto un piedistallo per la parabola che ora vi faccio vedere com'è. Devo dire la verità, ho montato il tutto, ho messo in maniera tale da poter utilizzare in caso di necessità, spero di vedere qualcosa. Se non vedo niente, pazienza, faremo dell'altro. Vi faccio vedere quello che ho fatto. Allora, la prima operazione che ho fatto è quella di, vabbè, a parte l'attrezzatura, ho posizionato degli strap sotto il decodificatore e anche dietro la televisione, sopra la porta della cellula, e tramite un cavo SCART, prese SCART, ho collegato il televisore al decodificatore. Al decodificatore, dopo averlo chiaramente collegato all'alimentazione a 12 volts, dal cavalletto a tre piedi ho creato, innestando dei tubi di plastica, fra l'altro quei tubi dell'acqua che si usano in idraulica, uno dentro l'altro, ho creato il diametro appropriato per poter agganciare la parabola. Quindi vado a montare il braccetto porta riflettore, lì l'illuminatore, come si chiama, non so mai come si chiama questo coso, vabbè. E quindi una volta fissato il tutto sono andato a preparare il cavo che collegherà la parabola al decodificatore. Questa è un'operazione molto semplice, come vedete basta spellare il cavo coassiale e attraverso questi attacchi qua a vite si riesce a fare un attacco senza difficoltà. Una volta avvitato per bene lo spinotto, la parte eccedente si taglia con la forbice e se ne lascia la quantità giusta. Quindi una volta fatta questa operazione qua si va ad avvitare al finder. Il finder è lo strumento che ci permette di verificare il perfetto allineamento della parabola con il satellite. Bene, detto questo, una volta che è terminato il collegamento fra la parabola e il ricevitore, non ci resta altro che fare la sintonizzazione e quindi buona visione. Ricapitolando,
praticamente con una modesta cifra di 150 euro sono riuscito a creare un impianto satellitare da poter sfruttare quando con l'antenna normale non riesco a vedere, a ricevere i canali nazionali. Bene, con questo ho finito. Se l'idea vi può venire bene, quindi cosa vi devo dire? Buon lavoro a chiunque e viva la vita!